Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal chiostro del convento. Beh, immaginiamo e torniamo un po' indietro negli anni. I primi anni di vita in questo convento di Padre Pio, quindi teniamo conto che Padre Pio è stato qui nel 1916, quindi i primi anni ebbe un incarico importante, essere il direttore dei fratini, degli studenti. Qui c'era un seminario serafico, quindi venivano qui tanti ragazzini, quindi possiamo immaginare quello che accadeva nel silenzio, nella disciplina, nella ricreazione. Padre Fortunato De Marzio, uno di questi fratini, ci racconta quello che capitò a questi ragazzi. Ecco, innanzitutto con Padre Pio ci ruba i figli di Padre Alessandro da Ripa Bottoni, un bel libro perché ci racconta un po' la vita di tutti questi fratini e ci sono tantissime testimonianze veramente arricchenti. Cosa era successo? In quel periodo questi ragazzi che arrivavano proprio qui erano dei ragazzi un po', diciamo, non tanto diligenti nell'andare a compiere i loro uffici in chiesa, candele sugli altari, dritte, tovaglie ben messe, gradini, ampolline, luccicanti, pavimento pulito, banchi in perfetto ordine, insomma, non ci tenevano molto a questo. Una cosa sola però li preoccupava: ogni qualvolta che dovevano recarsi in chiesa, ci scrive Padre Alessandro da Ripa Bottoni attraverso questa testimonianza di Padre Fortunato, o attraversare il corridoio della Madonna delle Grazie che si venera nella chiesetta nella chiesetta antica, era un problema. Avevano paura. Sì, avevano paura. Questa paura li divorava. Bisognava mandarli sempre in due o tre. Cosa era successo? Era stato proprio il direttore spirituale, Padre Pio da Pietrelcina. Era il 1922. Raccontò un episodio durante una piccola catechesi che teneva con questi ragazzi che avevano il dormitorio all'altezza della Sala San Francesco, no? Erano due grandi stanzoni, poi c'era l'altra, l'aula scolastica, la numero 28. Proprio in una di quelle aule Padre Pio tenne una catechesi e gli diede un messaggio chiaro, che fu una risposta al loro non fare le faccende in chiesa. Figlioli miei, fate bene le faccende in chiesa e in tutti gli altri uffici che avete, altrimenti vi toccherà farle dopo la morte. Proprio in questa chiesa dove voi mancate nelle faccende. Che cosa era successo? Uno di questi, che lo definisce Padre Alessandro e nei racconti di Padre Fortunato lo chiamavano Fringuellino proprio per questa sua lingua sciolta, non ci dice però il nome del frate, lo interruppe dicendo: ma padre spirituale, lei come sa che faremo qui le faccende dopo morti? E Padre Pio con tutta la sua bonarietà gli raccontò proprio un episodio. Beh, disse: caro Fringuellino, cari figli, mi è successo qualcosa proprio qualche giorno fa. Una sera, mentre ero da solo in coro a pregare, la Madonna, al chiarore della lampada, vidi un fratino che era inginocchiato dinanzi alla Madonna. Puliva con attenzione tutte le candele. Mentre faceva questo, cade una candela dall'altare maggiore. Allora Padre Pio, pensando che fosse uno di loro, dei ragazzi che erano con lui, lo fece fare. Poi, al termine, scese giù e andò da lui e disse: guaglio, che fai qua? E lui rispose: faccio le faccende. Ma subito Padre Pio: ma io non ti conosco, non ti ho mai visto, ma chi sei? E il ragazzo disse: sono un novizio cappuccino che per la misericordia di Dio passai all'altra vita mentre facevo il noviziato in questo convento ed ora sono salvo, ma debbo scontare qui in questa chiesa tutte le mie mancanze, specie nel fare le pulizie della chiesa, cosa che non volevo fare. Padre, rivolgendosi a Padre Pio, pregate per me affinché io possa presto vedere la felicità del paradiso. Allora, così dicendo, subito sparì. Allora, per rassicurarsi, Padre Pio andò a chiamare il guardiano, subito tornarono in chiesa, accesero tutte le luci per vedere, insomma, e notarono effettivamente che dietro l'altare c'era questo candelabro che era caduto e che aveva catturato l'attenzione di Padre Pio. Quindi il fatto era vero, Padre Pio non aveva inventato nulla.
Da questo fatto risulta chiaro, conclude Padre Pio ai ragazzi che lo stavano ascoltando, che se non volete fare il purgatorio proprio in questa chiesa, dovete fare ora e bene e in perfetto silenzio tutte le faccende. Le ultime parole di Padre Pio, racconta Padre Alessandro ai Babbottoni, non ammettevano repliche. A questa volta Fringuellino si ammutò lì, non parlò e non chiese nient'altro. Da quel giorno tutti i fratini non solo mutarono il loro tenore di vita, ma impararono a proprie spese a non fare gli spavaldi con gli spiriti e soprattutto pregare molto per le anime del purgatorio.